Eccola qua, la nostra luce a farfalla, la possiamo proprio vedere dall'ombra che si genera sotto il naso. È chiamata così, questo tipo di illuminazione, questo schema di illuminazione, perché genera questa ombrettina sotto il naso che ricorda vagamente una farfalla. Lo vediamo anche osservando gli occhi. Questo è un buon metodo per capire o per cercare di capire come è stato illuminato un ritratto, dal punto luce che si riflette o dai punti luce, perché potrebbero essere più di uno, possiamo cercare di capire da dove proveniva la fonte di luce. Le regolazioni di base, dopo lo scatto, le potete ripescare dal primo tutorial di questa serie, quello in luce piena. Ripeto, non sto a rifare ancora tutto il procedimento su regolazione di livelli, luminosità, bilanciamento del colore, sarebbe una ripetizione, basta andarselo a rivedere un attimo e su quello abbiamo le prime regolazioni che si possono fare. Ecco, qui abbiamo sempre con quei pochi semplici strumenti di illuminazione ho ottenuto un buon risultato. Suggerisco sempre di fare inquadrature orizzontali, sia orizzontali che verticali. Questo perché ci può dare maggior scelta, possiamo trovare più efficace un taglio orizzontale rispetto a un taglio verticale. E poi può tornarci utile se abbiamo necessità di impaginare queste nostre fotografie in un quadro, in un collage, in una pagina web, insomma in qualsiasi circostanza dove potremmo avere sia l'esigenza della inquadratura verticale oppure quella dell'inquadratura orizzontale. È vero che possiamo anche tagliare da un'immagine, però avere già la scelta in partenza sullo scatto originale non è cosa, da poco. Ho aggiunto queste linee guida, descrivere quel che è la tecnica di inquadratura che ho utilizzato in questa fotografia ed è quella la regola dei terzi. Sono posizionati approssimativamente, non è importante che siano perfettamente ognuno a un terzo dei due lati, sia sul corto e sul lungo, ma è per capire come e perché questo soggetto è decentrato. Io lo suggerisco anche di tentare inquadrature non esclusivamente centrali. Questo perché? Proprio in questo caso perché ho osservato la regola dei terzi. Questa regola vuole che nei punti di intersezione dove le linee guida, le linee immaginarie dividono in tre i due lati dell'immagine, si posizionino i punti di interesse, di maggiore interesse della nostra fotografia. Questo non solo per il ritratto, ma anche per il paesaggio, per tante altre situazioni, può tornare utile essere applicato. Non è naturalmente una regola assoluta, non è da prendere per ogni fotografia che si scatta, ma è da tenere in considerazione. A volte mi sento dire, ma perché questa fotografia non è centrata? Perché non sei riuscito a posizionare al centro il viso? Non ho voluto, intenzionalmente non ho voluto. Questo effetto psicologico, questo effetto che l'immagine vuol dare è di concentrare l'osservazione e rendere più interessante l'immagine, proprio cercando di posizionare quello che reputiamo un punto di interesse, di maggiore interesse, in corrispondenza dei punti di intersezione di queste linee. Quindi in fase di scatto non fermiamoci alla sola inquadratura centrale. Proviamo e azzardiamo anche qualcosina. Questa, la regola dei terzi, è probabilmente la più nota, la più conosciuta, e successivamente, nei tutorial successivi, andremo a vedere altre regole di composizione che è buona cosa conoscere, sia per poterle applicare e sia per potersi magari
inventare qualcosa di diverso, insomma, non, come ripeto, non è legge assoluta, ma la conoscenza delle regole di composizione poi ci può permettere anche di infrangerle.